Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jumu'ah mubarak a tutti, buon venerdì a tutti. Vorrei iniziare una serie di appuntamenti nel venerdì, una riflessione da condividere con voi. La riflessione di oggi va su questo mese benedetto. Siamo nel primo venerdì del mese di Rabi' al-Awwal, il mese conosciuto come Rabi'ul Anwar. Il mese del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, il mese che ci ricorda alcuni momenti particolari, ci ricorda gli eventi cruciali nella storia della sira del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innanzitutto è un mese dove nacque il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ricordiamo tutti quanti la storia di Abraha, Amul Fil. Quando Abraha attaccò la Mecca e Allah subhanahu wa ta'ala salvò la Mecca e punì l'esercito di Abraha e per cui Allah subhanahu wa ta'ala rivelò il Surat Al-Fil, il capitolo Al-Fil. Quindi in quest'anno nacque il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 570 d.C. ed era in Rabi' al-Awwal, 12 Rabi' al-Awwal. Era la nascita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Questo mese ci ricorda anche un evento importante, cruciale nella storia non solo della comunità islamica, ma nella storia dell'umanità. Parliamo di Al-Hijra, la migrazione del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrò da Mecca verso Yathrib, quella che si chiamerà dopo Al-Madina Al-Munawwara, ossia la città illuminata, illuminata con l'arrivo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E qui facciamo una piccola parentesi. Se Allah subhanahu wa ta'ala ha illuminato una città con il suo arrivo, l'arrivo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, figuriamoci noi se il profeta sallallahu alaihi wasallam risiederà dentro i nostri cuori. Sicuramente i nostri cuori saranno illuminati come Allah subhanahu wa ta'ala ha reso così la città, la Medina, così illuminata. E quindi il mese di Rabi' al-Awwal è anche il mese del Hijra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. È il mese in cui il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ricevette la rivelazione, quindi divenne messaggero di Allah azza wa jal ufficialmente nel mese di Rabi' al-Awwal. Yani, si chiama Shahrul Bi'sa e quindi anche questo è un evento molto importante perché il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, come ben sappiamo, arriva per portare l'umanità intera dalle tenebre verso la luce, dalle tenebre dell'ignoranza, della vita pagana, dell'ingiustizia, della schiavitù, della corruzione verso la giustizia, la rahma, la misericordia, la benevolenza, l'amore. Quindi il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sua rivelazione non è soltanto una rivelazione di un testo, ma una rinascita per l'intera umanità. Poi un altro evento importante è la morte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si spegne la vita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nello stesso giorno in cui nacque, ossia il 12 Rabi' al-Awwal. Quindi 12 Rabi' al-Awwal è il giorno in cui morì il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si spegne la vita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si spegne la vita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam in 12 Rabi' al-Awwal. Dopo 23 anni di dawah, dopo 23 anni di trasmissione, dopo 23 anni di sofferenza, di lotta per il debole, di vocazione, di dedizione per trasmettere la parola di Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi questo mese è così importante e così dovremmo renderlo importante. Non è un mese qualsiasi, ma è un mese particolare e quindi l'unica cosa che vorrei condividere con voi in questo momento, ossia di invitarvi a aumentare, intensificare le benedizioni sul profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diffondete la sua parola, cercate di
trasmettere l'amore del profeta sallallahu alaihi wasallam a chi conoscete, ai vostri cari, ai piccoli, ai bambini, perché così che, così che cresce, ecco, questa comunità con l'amore verso i riferimenti della comunità. E noi i nostri riferimenti, il Corano e la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Non possiamo prendere come riferimento qualcosa che non conosciamo, qualcosa che non amiamo, qualcosa che non abbiamo mai conosciuto la sua storia. Quindi, sallu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam.